Mario Draghi non crede alla Madonna. Vedete, cari amici, questo è il Corriere della Sera odierno. Vedete, cari amici, non c'è truffa e non c'è inganno. Vedete, cari, eccolo qua, lunedì 11 aprile 2016. Ora vi faccio una lezione di vero giornalismo. E il difetto dei giornalisti è che loro, di un dibattito, di un convegno, riportano soltanto le parole dette. I giornalisti non sono capaci di riportare le parole non dette, le parole pensate, ma le parole non dette. Questo è un tipico esempio. I giornalisti prendono le parole dette, che sono le parole formali, prive di importanza, fanno delle foto, mettono le foto, vedete così, e poi attorno alle foto ci mettono le parole che sono state dette, magari con il loro commento. Io invece vi faccio un esempio di vero giornalismo. Vedete, si deve partire dalle foto per risalire alle parole non dette, cari amici. Per esempio, qua abbiamo da una parte il potentissimo ministro Wolfgang Schäuble, è il ministro più potente della Germania. Lo vedete? Sta dialogando con la Madonna. Invece accanto abbiamo il nostro Mario Draghi, il quale alla Madonna non ci crede. Cosa vuol dire? Basta leggere qua, guardate. Che c'è scritto qua? Il ministro delle finanze, ovviamente Wolfgang Schäuble, due punti, troppa liquidità è un problema, non una soluzione. Invece Mario Draghi, che alla Madonna non ci crede, ritiene il contrario, ritiene Mario Draghi che troppa liquidità è la soluzione, non è il problema. Ma perché queste idee tanto contrastanti? Lo vedete che Wolfgang Schäuble si rivolge alla Madonna perché non riesce più ad uscire dalla questione, invece Mario Draghi gli fa capire chiaro e tondo che lui alla Madonna non ci crede. E il fatto è che Wolfgang Schäuble, tedesco, ritiene che l'animo umano sia malvagio, perché il grande filosofo Immanuel Kant, che era un tedesco, parlava di una radicale malvagità dell'animo umano, per cui Wolfgang Schäuble ritiene che se noi diamo tanti soldi al popolo, poi il popolo non lavora più. Cioè, se noi facciamo delle elargizioni di denaro, vedete, troppa liquidità, vedete, troppa liquidità, troppa liquidità è un problema, non è la soluzione. Questo è il parere di Wolfgang Schäuble. Se noi gli diamo i soldi al popolo, e poi il popolo non lavora più, pensa solo a divertirsi, proprio perché il tedesco, potente tedesco Wolfgang Schäuble, si basa su Immanuel Kant, che parlava della radicale malvagità dell'animo umano. Allora diamogli pochissimi soldi al popolo e così il popolo è incentivato a lavorare. Invece Mario Draghi ritiene che l'uomo sia buono, la natura umana sia buona, per cui possiamo stampare tonnellate, tonnellate, tonnellate di moneta, fare delle pubbliche distribuzioni al popolo e il popolo continuerà a lavorare. Il popolo continuerà a lavorare negli uffici pubblici, negli ospedali, nei palazzi giudiziari, continuerà a lavorare per costruire le autostrade, continuerà a lavorare per costruire le case. E sono due punti di vista diametralmente opposti. E siccome Mario Draghi invece vuole che si stampi denari, denaro ad libitum, perché fiducioso è Mario Draghi nella bontà dell'animo umano, e Wolfgang Schäuble non sa più a chi santo rivolgersi, vedete, si rivolge direttamente alla Madonna e dice: Madonna, aiutami tu. Ben diverso il comportamento di Mario Draghi, che crede nella bontà dell'animo umano, cari. Mario Draghi invece vorrebbe stampare quantità enormi, enormi di denaro
per distribuirle al popolo, ad libitum, si diceva nell'antica Roma, ad libitum, cari amici, ad libitum, perché anche se pieno di denaro, il popolo continuerà a lavorare, a svolgere le mansioni che ha sempre svolto, capito? Vedete, vedete? Ecco come si costruisce un vero lavoro giornalistico. Si deve partire dalle immagini per risalire alle parole non dette, cari amici. Ecco, cari, qua avete avuto da me una lezione di vero giornalismo. Il vero giornalista vi parla delle parole che non sono state dette, non delle parole che sono state dette. Tutti sono capaci di riferire le parole che sono state dette, ma quelle più importanti sono le parole che non sono state dette. Ecco qua, cari, guardate, vedete? Wolfgang Schäuble che si rivolge alla Madonna, si rivolge. Invece guardate l'atteggiamento ben diverso di Mario Draghi, è l'atteggiamento, la posizione di una persona che crede nella bontà dell'animo umano. Ok, cari amici, ecco, questo è vero giornalismo, va bene? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.